La SPAL per provare a salvarsi, il Cagliari alla ricerca di una vittoria che manca dal 2 dicembre. C'è SPAL Cagliari, 27esima giornata di Serie A Team. Calcio d'angolo, va Valdifiori sul primo palo, Vicari col tacco! Cerca il super gol sullo esterno della rete, buon tentativo però della squadra di Di Biagio. C'è il fischio di Abisso, va Rog con il destro dentro, cerca la porta, Letizia la tiene fuori con un super intervento, la conferma di Abisso, non è gol. Subito chiamato a una grande risposta il debuttante portiere della SPAL, Carlo Letizia, la tiene fuori, la conferma. Dalla bandierina è pronto Rog, dentro col destro, cerca il primo palo, palla che si impenna, strefezza, la mette fuori, non bene, arriva Mattiello! Senza tenerla bassa, poco fa parata importante da debuttante per Letizia. Ancora il Cagliari a provarci con Rog dentro, João Pedro, c'è la torsione, manca la precisione per trovare lo specchio della porta. Valdifiori cerca il lancio, Petagna la mette giù col petto, poi l'appoggio per Strefezza, destro alto con un po' d'esterno, non c'entra la porta il brasiliano, buona azione della SPAL che torna a farsi vedere dalle parti di Olsen. La palla in verticale che poi gira a sinistra verso Castro, Valotti fa girare bene, la conclusione da fuori di Cionek, è centrale prevedibile, parata da Olsen. La respinta finisce sul petto di Rog, alimenta di nuovo l'azione del Cagliari, Hernandez la porta su, la offre a destra, Mattiello arriva con il cross lungo verso il secondo palo, Pellegrini si coordina e non va lontano dalla porta di Letizia. Calcia al volo e calcia anche bene Pellegrini, non abbastanza per il vantaggio del Cagliari. Con un po' di indecisione Valotti, allora ancora Cagliari che ne approfitta, la triangolazione veloce coinvolge anche Simeone che si accentra, calcia Simeone, centrale anche in questo caso. Petagna si accentra, fa partire il traversone profondo verso Fares di prima, centro Cerri, Olsen in qualche modo e poi Petagna, incredibilmente alto, a due passi dal gol del vantaggio, SPAL pericolosissima, grandissimo cross al volo di Fares. Ragazzu, la sventagliata per raggiungere Rog, zona centrale, guarda la porta, calcia Rog, Letizia non la tiene, João Pedro in mezzo per Simeone, è tutto regolare, è in vantaggio il Cagliari al 93esimo di una partita che stava per perdere e che adesso lo vede avanti a due dalla fine, fa 2-2 e il ciolito Giovanni Pablo Simeone. Titoli di coda, vince il Cagliari, finisce il lungo inverno rosso-blu.